Professor Lepre, nasce il Club delle Eccellenze di Confesercenti di cui lei è presidente per Campania e Molise. Devo dire con grande soddisfazione che è nato il Club delle Eccellenze di cui mi vanto e quindi mi onoro di essere il presidente regionale ed interregionale, quindi per la Campania e per il Molise. È un'operazione fortemente voluta dal presidente complessivo di Confesercenti interregionale e regionale Vincenzo Schiavo. Dobbiamo dire che ci siamo posti, ecco, come fulcro principale dell'operazione, la salvaguardia del nostro artigianato di eccellenza, quello che praticamente ha reso famosa l'Italia in tutto il mondo. Ecco, c'è una grande volontà di riscattare un po' quello che è il Made in Italy, soprattutto quello che è il Made in Sud, soprattutto in questo momento strano per l'economia italiana. Beh, noi dobbiamo dire che in effetti chi ci segue sa che noi teniamo soprattutto al sud, quindi ci stiamo battendo non soltanto per la nostra città o per la nostra regione, ma addirittura mi si dia atto per tutto il sud. Le nostre battaglie sono continue. Tra le altre cose, noi accogliemmo con grande piacere, con orgoglio il fatto che sia stato istituito da questo governo, dal Conte 2, il Ministero per il Mezzogiorno, anche se dobbiamo dire che di concreto fino ad ora non è stato fatto niente. Noi come praticamente come club di eccellenza, come Oro Italy, di cui praticamente mi vanto di essere il segretario generale, quindi parliamo dell'eccellenza Orafa, ci batteremo soprattutto, ecco, per il sud, per il fatto che comunque tutto quello che spetta al sud, cioè il 34% degli investimenti che lo Stato fa, deve andare al sud per far sì che praticamente venga dato a Cesare quel che è di Cesare. Tra le altre cose, oggi ci sarebbe ancora un'ulteriore operazione da fare. Teniamo presente che in effetti con i famosi 209 miliardi che arriveranno, bisogna che le istituzioni del Mezzogiorno stiano attente, ecco, e facciano in modo che praticamente, come detto, vada a Cesare quel che è di Cesare. Ecco, per chiudere il cerchio sul Club delle Eccellenze si parlava di artigianato, ma quali sono, diciamo, i settori interessati? Beh, noi dobbiamo dire che praticamente all'interno del club delle eccellenze, ovviamente ci stiamo lavorando sopra perché è nato il club soltanto da pochi giorni. Accoglieremo naturalmente, ovviamente, gli orafi, i sartori. Rammentiamo che Lello Antonelli è praticamente il presidente provinciale del club delle eccellenze, come tra le altre cose poi all'interno sempre di Confesercenti abbiamo creato l'apposito settore orafo con alla presidenza Anna Lepre, che come tutti sanno è commercialista e quindi saprà cogliere tra le altre cose tutte le opportunità utili affinché gli orafi di Confesercenti, di Oro Italy, ma non solo, noi diremmo poi tutti gli orafi, possano cogliere quelle che sono le opportunità a favore di questo del settore specificamente. Tra le altre cose rammento che per quanto concerne il settore orafo per il provinciale è stata eletta Sara Lubrano, che è un'ottima ovviamente artigiana.